Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo, la croce delle persone affamate di pane e di amore, la croce delle persone sole e abbandonate, perfino dai propri figli e parenti, la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, la croce delle persone che non hanno il conforto della fede, la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine, la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici, la croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza, la croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura del momentaneo, la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall'omicida leggerezza e dell'egoismo, la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati. La croce dei consacrati che strada facendo hanno dimenticato il loro primo amore. La croce dei tuoi figli che, credendo in te e cercando di vivere secondo la tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro familiari e dai loro coetanei. La croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante. La croce della tua Chiesa, che fedele al tuo Vangelo, fatica a portare il tuo amore perfino tra gli stessi battezzati. La croce della Chiesa, la tua sposa, che si sente assalita continuamente dall'interno e dall'esterno. La croce della nostra casa comune, che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall'avidità e dal potere. Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen.